Eccoci qui di nuovo con questo bellissimo sole in faccia, spero mi vediate. E oggi sono qui a parlarvi della carriera commerciale. È il tipo di carriera che più mi ha attratto già mentre ero studente all'università. Mi rendevo conto che questa carriera era una carriera particolarmente versatile. E poi soprattutto alla fine degli studi, vedendo che nel mio settore non c'erano chissà quali opportunità, e quindi il settore sembrava in crisi, allora lì continuavo a vedere sui giornali di lavoro posizioni di tipo commerciale. Quindi sembrava che anche in un momento di crisi generale e crisi di un settore, altri settori con il commerciale, chi aveva questa professionalità, poteva in qualche modo cogliere le opportunità del momento. E mi sembrava una cosa molto molto interessante. Unita al fatto che molti degli ambienti universitari o di lavoro, insomma, magari per sentito dire, magari perché si vedevano, si sentivano certi dialoghi sul treno, pendolari, mi sembravano piuttosto seriosi. E mentre invece il mondo commerciale mi sembrava un mondo così, in qualche maniera più umano, si trattava di un mondo dove c'è la comunicazione tra individui e si cerca di capire se c'è un interesse verso un prodotto o altre cose. E quindi questa mi sembrava veramente una carta particolarmente vincente, specialmente in un'economia in cui una persona non trova nel settore per cui ha studiato delle opportunità tecniche. E da lì sicuramente l'Irlanda mi ha fatto crescere in questo settore. Sono arrivato nella prima azienda che mi ha accolto, dicendo in maniera specifica che la funzione commerciale per cui ero stato assunto, praticamente senza un'esperienza diretta nel settore, sarebbe stata molto interessante per me, e avevo chiesto di essere formato per questa cosa il più possibile, proprio perché avrei avuto un interesse sul lungo periodo. E così è stato. Ho avuto la fortuna di avere un team leader che mi ha formato bene, che ha visto in me l'interesse nella materia, e da lì chiaramente si è aperto un mondo. Quindi sicuramente la soddisfazione di poter poi aver trovato lavoro come recruiter, essermi mosso a Londra come recruiter, sono tutte cose che sono derivate da questa prima palestra commerciale. Continuata poi nella caotica Londra, quindi sicuramente lì ho imparato tantissimo perché è un ambiente particolarmente difficile dove presentarsi perché chiaramente la concorrenza è da tutte le parti. Quindi davvero, per chi è interessato a fare una carriera in cui ci si senta vivi, si deve usare il proprio cervello per risolvere a volte comunicazioni anche piuttosto complesse, è un modo da non disdegnare. Sicuramente quello che conta è avere piacere di fare questo mestiere, avere un'attrazione verso questo mestiere, e da lì sicuramente le soddisfazioni non mancheranno. Quindi la mia ambizione è ho cominciato a farlo in italiano questo lavoro e poi come recruiter ho cominciato a farlo in inglese e da lì sicuramente potete immaginare le soddisfazioni sono state tante perché chiaramente in questo settore non sono in tantissimi le persone non native a cimentarsi a farlo con un'altra lingua. Quindi se risuona con voi questo messaggio davvero fatemelo sapere, se posso darvi qualche dritta via mail, fatemelo sicuramente sapere che è una buona opportunità. Va bene, spero che questo video sia stato di interesse, specialmente alle persone che hanno un po' l'intuizione, di fare magari il commerciale. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!